Pavia ricatto a luci rosse nei confronti di un noto professionista pavese, condanna a 2 anni e 2 mesi per la 29enne che lo aveva adescato in chat. Nuovo sgombero nell'ex hotel di strada Barbavara a Vigevano, stavolta lo stabile era stato occupato da un tunisino con precedenti. Voghera, nel giorno dell'arrivo del commissario prefettizio, parla Aurelio Toriani, sfidante di Barbieri, all'ultimo ballottaggio, le elezioni andrebbero rifatte da capo. A causa del maltempo previsto per il fine settimana, il comune di Pavia ha deciso di revocare il blocco del traffico, in programma domenica. La grande campionessa paralimpica e conduttrice della domenica sportiva Giusy Versace a Vigevano per una lezione di sport e di vita con gli studenti dell'Istituto Robecchi. Pavia Calcio, in attesa della sfida alla propria Cienza, parla il centrocampista maltese Rowan Muscat, sono qui per diventare grande. Buonasera e bentornati a Pavia Italia. La cronaca giudiziaria è in apertura con un ricatto a luci rosse nei confronti di un noto professionista pavese. Ci spiega tutto Luca Pattarini. 2 anni e 2 mesi di carcere per l'attentata estorsione a luci rosse. Dopo 1 anno e mezzo arriva la terza sentenza per il caso che aveva visto coinvolto un noto professionista pavese di 57 anni, finito nella rete di un gruppo di malviventi. I fatti risalgono al giugno del 2014, quando la vittima era entrata in una chat erotica ed era stata contattata da una giovane donna. La ragazza, dopo diversi approcci piuttosto espliciti, lo aveva convinto a spogliarsi davanti alla webcam e una volta acquisito il filmato lo aveva ricattato, prima chiedendo 10.000 euro, poi addirittura 20.000. Il 57enne si era allora rivolto ai carabinieri che avevano organizzato una trappola. Al momento della consegna del denaro, avvenuta nel parcheggio del DEA, avevano arrestato 2 uomini residenti a Canosa di Puglia. Grazie al lavoro di indagine si era poi scoperto che una delle 2 conviventi degli uomini era la ragazza della chat, aiutata dall'altra fidanzata. I 2 uomini erano stati condannati con rito abbreviato a 3 anni e 7 mesi complessivi di carcere. Per una di loro, una 29enne, era iniziato un processo ordinario a Pavia. Il giudice, visti gli elementi di colpevolezza, la condannata a 2 anni e 2 mesi di carcere a una multa da 1.200 euro. Non escluso però che la difesa possa ora ricorrere in appello. Una segnalazione di cronaca ci porta a Voghera, dove si è verificato un incidente di seria entità lungo la strada provinciale E23. Si tratterebbe di uno scontro tra auto, coinvolte 5 persone, enti allertati carabinieri di Voghera, polizia stradale e vigili del fuoco. Sul posto 2 ambulanze e un'automedica giunte in codice di media gravità. Come detto, sarebbero 5 le persone coinvolte. L'incidente si tratterebbe di uno scontro tra auto lungo la strada provinciale 23 a Voghera. E noi torniamo a Pavia con il caso ASM, con il racconto delle ultime indiscrezioni con Mario Fortunato. Pagamenti di mutui, prestiti di soldi e perfino l'assunzione della figlia di una collega. Dall'interrogatorio di alcuni dipendenti ed ex dipendenti di ASM emergono ulteriori dettagli sulla controversa figura dell'ex direttore amministrativo Pietro Antoniazzi, in carcere dallo scorso mese di ottobre. Faceva il benefattore, rivela un'ex impiegata dell'azienda di via Donegani, interrogata sugli ammanchi da quasi 2 milioni di euro. Interessata ad avere un anticipo sul TFR, la donna aveva chiesto informazioni presso l'ufficio del personale, venendo subito convocata proprio da Antoniazzi. Mi fece una proposta, ha spiegato l'ex impiegata agli inquirenti, ovvero di presentare rimborsi fittizi mensili che mi avrebbero potuto aiutare. Una soluzione rifiutata però con forza dall'ex dipendente di ASM, ma non era la prima volta che Antoniazzi si metteva in moto per aiutare impiegati in difficoltà economiche. Lui disse che queste cose le aveva già fatte, ha riferito la donna al PM. Aveva già dato una mano a diverse persone in azienda, aiuti per i pagamenti dei mutui per i dipendenti, l'assunzione della figlia di una collega, ma anche ricevute di rimborsi mensili ad un dipendente che lavora nella gestione calore e prestiti di denaro in genere. Non chiedeva nulla in cambio, ha spiegato la donna, faceva il benefattore e per far uscire i soldi da ASM utilizzava la sua società con sede a Piacenza, la Consula. Insomma, Antoniazzi avrebbe aiutato diversi dipendenti in difficoltà economiche, ma anche se stesso. Ha fatto scalpore in tal senso il prestito da 67.000 euro ottenuto dall'azienda e giustificato a livello contabile come anticipo fornitori. ASM veniva in pratica utilizzata come una banca che presta soldi però senza interessi.
Antoniazzi, come confermato da un altro dipendente, si sarebbe impegnato a restituire la somma in rate da 1000 euro al mese, ma li renderà solo per una piccola parte. E ovviamente torneremo anche nei prossimi telegiornali a occuparci di questa vicenda. Vi ricorderete invece il caso dell'idraulico scomparso da sabato a Pavia, erano state avviate le ricerche. Bene, è stato ritrovato a Casteggio ed è in discrete condizioni. L'idraulico 45enne scomparso sabato scorso da Pavia. Sarebbe stato il cognato che passava da quelle parti, Casteggio, per andare al lavoro a riconoscerlo. Il 45enne stava camminando per strada in stato confusionale, è stato portato dal cognato in questura, dove i familiari avrebbero revocato la denuncia di scomparsa. L'uomo sarebbe apparso debilitato, per lui è stato deciso il ricovero in osservazione al Policlinico San Matteo. Una vicenda che ha fatto discutere in queste settimane l'ipotesi di un impianto stoccaggio rifiuti a Voghera. Ebbene, su questa vicenda nelle ultime ore c'è un importante aggiornamento. Più di 5 anni per ottenere un'autorizzazione, ma alla fine la Ecovit di Voghera, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti, ha ottenuto un sostanziale via libera dalla conferenza dei servizi. L'opposizione, prima dei cittadini di Medassino e poi anche del comune, che pure aveva messo a disposizione il capannone nell'area industriale, fu molto accesa fin dall'inizio. I timori erano legati alle esondazioni del cavo Lagozzo, la fogna a cielo aperto di Voghera, che dopo piogge particolarmente intense era arrivata in alcuni casi a lambire il prefabbricato. Questo, unito alla richiesta di autorizzazione per trattare rifiuti anche pericolosi, compreso amianto e scarti ospedalieri, aveva messo in allarme la popolazione. Ma a distanza di 5 anni la ditta avrebbe finalmente fornito tutte le integrazioni necessarie a svolgere l'attività senza rischi. E adesso andiamo ai confini del nostro territorio, a Gaggiano. Vi ricorderete la vicenda di quel ragazzo che fu ingiustamente accusato di aver fatto parte dell'attentato al Museo del Bardo l'anno scorso. Ebbene, su questa vicenda ci sono delle novità importanti. Un incubo terminato e una lieta novità per Abdelmajid Touil, il giovane di nazionalità marocchina accusato ingiustamente di aver partecipato all'attentato al Museo del Bardo in Tunisia il 18 marzo 2015, in cui morirono 24 persone. A quell'accusa seguirono 6 mesi di carcere a San Vittore in cella di isolamento. Fin dall'inizio, parenti e familiari ribadirono a voce alta la sua totale estraneità a quei fatti gravissimi. Così si esprimevano ai nostri microfoni il fratello e la mamma di Abdelmajid poche ore dopo l'uscita di un caso che ha fatto parlare tutta l'Italia. Ma perché arrestarlo? Cosa ha fatto lui? Che cosa ha fatto? Non parlava mai di politica, tuo fratello. Non stava su internet a parlare di politica. Ma non capisce anche il Facebook lui, non sapeva anche che significa Facebook. Facebook non sapeva anche che significa lui. E di politica non ha mai parlato? Ma non capisce italiano lui, non parla anche italiano. Parlavate dell'ISIS, di Al-Qaeda, di quelli... No, ma come dai? Ma cosa parliamo? Di quella cosa lì. Dopo lo spettro dell'estradizione in Tunisia, col pericolo della pena capitale e il trasferimento al CIO di Torino in attesa del rimpatrio, ecco la svolta, il riconoscimento cioè della sua estraneità all'attentato al Bardo e il ritorno nella casa di Gaggiano. Un incubo finito e un'altra svolta nelle ultime ore. Al marocchino ingiustamente accusato sarebbe stato infatti consegnato il permesso di soggiorno temporaneo in attesa dell'asilo politico. Con il permesso di soggiorno, dice la madre Fatima, possiamo cercare un lavoro per lui, risolvere il problema dello sfratto e cominciare a sperare in un futuro migliore. Per il ragazzo, molto provato dall'intera vicenda, potrebbe essere l'inizio di un nuovo cammino, il primo capitolo della sua nuova vita. Caso elezioni a Voghera, nel giorno dell'annunciato arrivo del commissario prefettizio, parla ai nostri microfoni Aurelio Toriani, che sfidò il sindaco Barbieri all'ultimo ballottaggio. Sentite cosa dichiara ai microfoni del collega Ermanno Bidone.
A Voghera è il giorno del commissario. Come anticipato, nelle scorse ore la prefettura ha incaricato un suo funzionario di prendere il posto del sindaco Carlo Barbieri, dichiarato illegittimo dal TAR con la sentenza del 18 febbraio. In teoria il viceprefetto Sergio Pomponio dovrebbe rimanere fino al nuovo ballottaggio, ma in pratica c'è la possibilità che debba fare prima le valigie e restituire la poltrona a Barbieri, nel caso che il ricorso di quest'ultimo al Consiglio di Stato venisse accolto. Intanto però a far fede alla sentenza del TAR, con cui veniva certificato che lo sfidante di Barbieri al secondo turno nel giugno di un anno fa doveva essere Pierezio Ghezzi del PD e non Aurelio Toriani, appoggiato allora dalla Lega. Ed è proprio Toriani, per 10 anni sindaco di Voghera, prima di passare il testimone nel 2010 a Barbieri, di cui poi è diventato avversario a sorpresa l'anno scorso, a rompere gli indugi e a parlare a ruota libera della situazione attuale. Un finale previsto e prevedibile, secondo l'ex sindaco di centrodestra, tra quello di queste elezioni, che viste le irregolarità riscontrate sarebbe meglio rifare da capo. Dal risultato delle ultime elezioni era evidente che sarebbe finita così, non si poteva parlare di un vero e proprio turno elettorale, ci sono state troppe irregolarità che hanno portato a un risultato falsato. Secondo me sarebbe più giusto andare a un rifacimento di tutto il momento elettorale. A questo punta infatti il suo ricorso al TAR, che è ancora pendente, di cui si discuterà a Milano ad aprile. La battaglia di carte bollate insomma è ancora all'inizio, ma la campagna elettorale e manovre politiche sono già iniziate, e Toriani ha risposto così all'appello di Barbieri, che pochi giorni fa gli aveva chiesto di tornare sui suoi passi dopo la clamorosa rottura dell'anno scorso. Nella sua coalizione c'è troppa gente che non c'entra niente col centrodestra, e quindi io cosa ci sto a fare? E se la Lega appoggerà Forza Italia e quindi Barbieri, lei cosa farà? Bisogna privilegiare in queste elezioni locali la buona amministrazione, quindi diciamo che può succedere che un uomo di centrodestra appoggi la sinistra e viceversa. È stato fatto un danno alla città, secondo lei, con questo commissariamento? Cioè il comune è bloccato, non si porteranno a termine alcune partite che potrebbero essere importanti? Ma io penso che in 5-6 anni l'amministrazione non ha portato a casa molto, quindi possiamo aspettare ancora 5-6 mesi. Una giornata di visite istituzionali in Lombardia per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Alcune sue dichiarazioni, rilasciate a Lodi nelle scorse ore, stanno facendo discutere già a livello nazionale. Voi siete l'esempio dell'Italia più bella, perché l'Italia che continua ad andare avanti, che continua a crescere, con le assunzioni che il dottor Martone ha fatto, quante sono state nell'ultimo periodo? Ecco, noi abbiamo assunto 205 persone l'anno scorso e soprattutto 182 grazie alla legge del Job Act, che è una legge che veramente per noi è stata molto importante e molto proficua. Io vorrei soltanto ringraziare le donne e gli uomini che sono entrati, tutti quelli che lavorano. Ho trovato una signora che è qui da 29 anni. Dov'è? No, quella che mi ha chiesto, naturalmente mi ha parlato della pensione. Però intanto così possiamo dirlo, questa storia della reversibilità non vale, tranquilli, è una balla che hanno raccontato. La cronaca ci riporta a Pavia, un incidente nelle scorse ore nella zona di Viale Taramelli. Siamo proprio all'imbocco della tangenziale. Sarebbe trattato di uno scontro tra auto, coinvolte due persone, una ragazza di 24 anni e una donna di 53 anni. Sul posto polizia e vigili urbani, un'ambulanza e un'altra della Croce Verde da Pavia, giunti in codice di media gravità. Stando alle prime informazioni, le persone coinvolte in questo incidente non avrebbero riportato ferite di grave entità. Siamo nella zona di Viale Taramelli a Pavia, all'imbocco della tangenziale. E con la cronaca da Pavia a Vigevano, nelle scorse ore è stato eseguito uno sgombero. Paolo Barni. Ah, siete arrivati una settimana fa? Sì. E prima dove stavate? A Rozzano. Ah. E come mai qua a Vigevano? Non ce l'abbiamo avuto dove dormire e siamo arrivati qua. E siete tu ed un'altra ragazza? Sì, solo te. Che sarebbe una sua amica. Quindi adesso cosa farete?
Che cosa facciamo? Andiamo, facciamo la limusina, facciamo soldi per mangiare. Questo succedeva esattamente un anno fa, quando due giovanissime di nazionalità rumena vennero sgomberate dall'ex hotel di strada Cascina Barbavara che avevano occupato abusivamente. Una situazione di degrado, con condizioni igienico-sanitarie precarie e anche un rischio, perché le due si riscaldavano con una stufa autocostruita assolutamente precaria. È caldo con la stufa. Cosa? È caldo. Ah, ma l'avete fatta voi quella stufa lì così? Sì. Il fatto si è ripetuto nelle scorse ore con gli agenti della polizia locale che sono dovuti intervenire per effettuare un nuovo sgombero nella struttura abbandonata. Al piano terra, sdraiato su un divano, c'era un uomo di 45 anni, di nazionalità tunisina. Alle sue spalle aveva precedenti per danneggiamento, resistenza pubblico ufficiale, violenza familiare e stupefacenti. Ai vigili ha raccontato che si trovava lì da qualche giorno perché era dovuto andare via di casa dopo aver litigato con la suocera. Non aveva però nessun diritto di stare lì e per questo è stato invitato ad allontanarsi. Il tunisino, dopo il colloquio con gli agenti, ha preso le sue cose ed è andato via senza opporre alcuna resistenza. Rimaniamo ancora a Vigevano perché i carabinieri hanno identificato e denunciato un uomo che aveva rapinato una donna all'esterno di un locale della Movida di Vigevano in via Roccavecchia. Era il novembre scorso, il malvivente, un 25enne pregiudicato, aveva portato via una borsetta che era appoggiata su un divanetto di un dehors. La vittima aveva provato a inseguirlo, ma il rapinatore era riuscito a raggiungere un'auto dove lo aspettava la complice, anche lei identificata e denunciata. La coppia di ladri se ne andò rischiando di investire la vittima. I carabinieri sono però riusciti a risalire loro attraverso le testimonianze e le riprese della telecamera. La borsa è stata poi ritrovata e restituita alla legittima proprietaria. Il comune di Pavia ha revocato il blocco del traffico previsto per domenica. Mario Fortunato. Contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, il blocco del traffico di domenica è stato revocato. Quali sono le motivazioni? Le motivazioni sono legate al cambiamento delle previsioni del tempo in questi ultimi giorni. Nel senso che abbiamo valutato che, essendo prevista pioggia da venerdì pomeriggio fino a lunedì, che questo intervallo di tempo fosse molto ampio e tale da ridurre automaticamente la circolazione automobilistica. Sarà un weekend all'insegna della pioggia e della libera circolazione delle auto a Pavia. Il secondo blocco del traffico, previsto per il mese di febbraio, è stato infatti revocato dal sindaco De Paoli. Una domenica a piedi inizialmente pensata come strumento educativo contro un eccessivo utilizzo dell'automobile in città, ma il tempo instabile previsto per il prossimo weekend ha costretto l'amministrazione a ritornare sui suoi passi. Già in occasione del primo blocco, domenica 7 febbraio, pioggia e stop alle auto avevano trasformato Pavia in una città fantasma, senza contare i disagi creati a vigili e volontari della protezione civile nelle operazioni di controllo. Da qui la scelta di revocare il blocco, nonostante i valori di PM10 siano tornati a crescere negli ultimi giorni. Ieri la colonnina di Piazza della Minerva ha fatto segnare 82 microgrammi per metro cubo, ben al di sopra della soglia di pericolo fissata a quota 50. Abbiamo pensato che, date le condizioni meteo che dovrebbero essere verosimilmente favorevoli a un abbassamento delle polveri, potesse non necessario appunto chiudere al traffico. È rincasato intorno all'ora di cena e ha scoperto due persone che, entrate nella sua abitazione, stavano rovistando in casa. È accaduto a un pensionato a Vigevano, una zona alla periferia della città. Quando i due ladri si sono accorti della sua presenza, si sarebbero dileguati. Per farlo non avrebbero esitato a spintonarlo facendolo cadere. Per fortuna l'uomo non avrebbe riportato conseguenze. I ladri hanno portato via alcuni monili d'oro per un valore imprecisato. E a proposito di sicurezze, le ronde di volontari civici a Mede fanno discutere. Nei nostri studi, al dibattito all'interno di A Furora di Popolo, se ne è parlato con il sindaco di Mede De Martini, Giorgio Lazzaro del PD, Teresio Forti di Rifondazione Comunista. Guardate cos'è accaduto. Nei momenti più critici, come può essere in questo periodo, chiediamo loro di tenere anche gli occhi sulla città. Quindi sono volontari civici che girano con un mezzo, col mezzo dei volontari civici. I volontari civici non intervengono, nel regolamento non è previsto nessun intervento, ma soltanto gli occhi sulla città. Però se, mettiamo caso, uno di questi volontari, no? Si incontra davanti uno di questi signori nell'atto magari di compiere un furto. Questo non può,
cosa succede? Chiama i carabinieri. No, deve chiamare i carabinieri. Non però non si espone a una situazione potenziale di pericolo quel volontario. Assolutamente, loro non devono intervenire. Loro hanno il compito di tenere gli occhi sulla città. Devono cambiare le leggi. Quando riesci a prendere qualcuno, questi sono fuori. Te devi tagliargli le mani. Devi mettere in galera la gente. Noi abbiamo alcune persone, abbiamo dei campi rom abusivi, di come vivono sta gente. Se tutti quelli che rubano gli tagliano le mani, i politici andrebbero in giro senza mani. Ecco. Gli dico una cosa, se mi sta vedendo uno di questi volontari, gliela dico. Cosa vuoi se dire? Però trovi qualcuno che sta entrando a casa di un tuo vicino e telefoni alle forze dell'ordine, alla polizia locale, e trovi la segreteria telefonica, oppure ti chiedono tu chi sei, da dove vieni, piega mezz'ora, e poi torna dal suo sindaco e gli dice: senti, te il cellulare, perché non serve a niente. Dell'ordine devono essere. Come non serve a niente? Tanto non serve a niente. Alla vista è pericoloso. Non per è il sicuro. Stanno mandando carne da macello. Non è sicuro. No, la gente non è più. La gente non è più al sicuro a casa nostra. La carne da macello è questo paese. Le forze dell'ordine che tutelano il territorio. Ma non possono farlo. Non i cittadini che si espongono perché il politico si è arreso. Ma non possono farlo. Non è il politico. Il centrodestra si è arreso alla violenza. Comunque i cittadini a Mede sono contenti di questa iniziativa, sindaco. Certo, sono assolutamente. Anzi, vorrebbero vedere più forze dell'ordine. Vorrebbero vedere più gente in giro. Vorrebbero vedere più polizia locale. E vorrebbero stare a casa con i nipotini. Quello facciamo. Non in giro per strada a far cosa. A quello, assolutamente. Assolutamente sì, a far però cosa, oggi segnalare, vorrebbero stare in casa con i figli tranquilli. Io sto a casa con i figli in questo paese nel 2016, sto a casa con i figli e ho paura. Noi abbiamo ridotto la nostra ad avere paura. Ma non esageriamo paura. Facciamo così. Sembra che tutti i giorni uccidono della gente. È vero che c'è il problema, ma adesso non lo so. Ci sono tante persone che non hanno paura. Non esageriamo. Attenzione, in Italia. Poi ci aggiornerà il sindaco di Mede su come andrà questa iniziativa dei volontari civici anche nelle prossime settimane, se aumenteranno le adesioni, se caleranno i furti in abitazione. Noi facciamo il tifo per questo. Ieri hai trovato una bicicletta rubata. Me l'hai detto. La bicicletta. È un dramma. Avete trovato una bicicletta rubata. Teresio. La grande campionessa paralimpica e conduttrice della Domenica Sportiva Giusy Versace a Vigevano per una lezione di sport e di vita con gli studenti dell'Istituto Robecchi. Scuola Mediaset alle Robecchi, sì, sono contenta di incontrare i ragazzi, è sempre un piacere perché comunque gli parli della disabilità con parole diverse. Mi piace l'idea che loro possano guardare ai disabili non come ai poverini, ma come persone che trovano il modo di riscattarsi nella vita. Lo sport sicuramente aiuta, poi Vigevano è una città che mi ha adottata in qualche modo. Io vengo qua ad allenarmi ormai da 5 anni, perché il mio allenatore Andrea Giannini vive qui, non si vuole trasferire. È tutto scritto ed è qui dentro, e viene tutto via con me. Tu che cosa vedi? Tu che cosa vedi? C'è ancora un orizzonte lì con te. Passata, questo è il momento di tutta la vita davanti, questo è il momento. Vivere è un atto di fede, mica un complimento, questo è il mio atto di fede, questo è il tuo momento. Nell'urto contro il guardrail, questa barriera che ha fondamentalmente lo scopo di proteggere si è aperta, hanno ceduto dei bulloni, che è entrato in auto e mi ha tranciato subito tutte e due le gambe. In quel momento, quando ero comunque sull'autostrada, dentro la macchina, con le gambe strappate, nella disperazione più totale, è chiaro che ho avuto paura di morire. Chi è che non ha paura di morire? Tutti hanno paura di morire. Però io ho molta fede, ho pregato tanto, e in quel momento mi sono resa conto che io volevo vivere, quindi mi sono veramente aggrappata alla vita con le unghie e con i denti. E quindi sono anche molto emozionata di portare qui lo spettacolo il 29 di febbraio, lunedì, ormai manca pochissimo. E la mia vita è tratta dal libro che ho scritto 3 anni fa, Con la testa e con il cuore si va ovunque. Mi racconto sul palco del Teatro Cagnoni ballando, quindi meglio di così, speriamo bene. E quindi quando poi mi sono risvegliata dal coma, perché poi
sono venuti i soccorsi, mi hanno salvato, però sono stata in coma una settimana. Quando mi sono svegliata non ho provato quella rabbia forte, no, di dire sono in un letto di ospedale senza gambe. Io ho provato immediatamente questo grande senso di gratitudine verso Dio, verso la vita, perché avevo una seconda opportunità, una nuova opportunità. Vivere è un atto di fede nello sbattimento. Questo è il mio atto di fede, questo è un giuramento. È davvero una grande lezione della brava e bella Giusy Versace. Ci fermiamo due minuti e ripartiamo subito dopo. Pavia Italia, ripartiamo dallo sport, il calcio, Pavia Calcio, in attesa della sfida contro la Propiacenza, parla ai nostri microfoni il centrocampista maltese Rowan Muscat, che dice sono a Pavia per diventare grande. Cesare De Giorgi. Cosa ti ha spinto a scegliere il Pavia Calcio nel mercato di gennaio? Per me Pavia è un buon club, perché anche lei è un club serio, e anche i giocatori, molti giocatori bravi. E per me anche nello spogliatoio sono vero quelli che anche con i miei amici. Per noi il prossimo due partite sono di grande importanza, perché anche per noi stimolo e per motivazione. Allora ce lo vediamo. Come ti trovi a lavorare con Mr. Brini? Sì, Mr. Brini non parla inglese mai. Io adesso imparo un po' di italiano, e in questo mese io parlo così italiano, ma ogni giorno parlo meglio. Ma con Mr. Bean io fa una bella relazione, anche nell'allenamento io lo sai che Mr. Bean he wants che per di me. Allora io per questa bella conversazione di Mr. Brini io fa anche la partita la bene. I'll do better, because perché io lo so che Mr. Brini he wants from me. Sì. Qual è la differenza fra il calcio maltese e quello italiano? Quali più rilevanti? La differenza è che il professionalismo, ad esempio in Malta non c'è il campo di club, solo tre campi in Malta. Allora, dieci clubs gioca in solo tre stadio. E qui in Italia il calcio sono meglio, perché professionista, anche il tuo cervello solo il tuo calcio, e anche pensa al calcio. E in Malta sono difficili perché anche altri giocatori non fa solo il calcio, fa anche lavora la mattina e fa il calcio a sera. In Malta non molti calciatori, ma i calciatori bene sono incredibili. Adesso questo perché il nazionale maltese fa bene, perché un po' di, non molto di calciatori, ma calciatori sono bravi. Ha vinto praticamente tutto, e se pensiamo all'Italia, ha vinto in tre squadre tra loro diversissime, il Milan, la Juventus, la Roma. È in arrivo nelle prossime ore a Pavia il grande allenatore Fabio Capello. Raccontaci un po' quello che avverrà giovedì sera al Campus Acque, dove sappiamo ci sarà la prestigiosissima presenza di un guru della panchina come Fabio Capello.
Sì, diciamo che la volontà della società di cominciare a far vedere che è presente sul territorio ci ha portato a creare questa nuova iniziativa, questo evento che è il primo workshop in collaborazione con Inter, Accademia Pavese e Università. E niente, sarà una serata importante per noi, per l'evento, per la presenza comunque di un personaggio importante come Fabio Capello, preceduto dal professor Zanardi, che è un docente universitario dell'Università di Pavia, ed è un'occasione per noi per metterci in mostra sul territorio, per vedere che siamo vicini alle società, vicini a quello che è la crescita dei nostri ragazzi, e per questo nasce questa iniziativa. Sabato mattina invece sarà un lavoro più pratico sui campi, direttamente con tecnici Inter e Pavia Academy insieme, dove andranno a sviluppare un lavoro con direttamente quei ragazzi, dove ci potrà essere la possibilità dopo di un dibattito direttamente con loro per vedere quelle che possono essere anche le varie metodologie di allenamento, ecco, nel settore giovanile. E non ci aspettavamo così questa massiccia presenza in così pochi giorni, nel senso che dopo 3-4 giorni dalla pubblicizzazione dell'evento abbiamo avuto tutto esaurito. E in parte ci è dispiaciuto dover respingere diverse adesioni, però purtroppo la capienza dell'aula è questa, però diciamo che comunque siamo molto soddisfatti, ecco, insomma, del risultato per adesso ottenuto. Ed è un evento che certamente seguiremo. È tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, vi ringrazio per averci seguito, ovviamente buon proseguimento con Telepavia.